Futuro Hub Connessioni Digitali, il progetto di educazione dei minori all'uso dei media promosso dal Corecom Abruzzo, il Comitato Regionale per le Comunicazioni, fa tappa a Pescara dopo l'appuntamento all'Aquila che ha visto la partecipazione di oltre 200 studenti delle scuole medie. Conoscere il mostro, il bullismo, per poi affrontarlo è l'obiettivo dell'iniziativa, con particolare riguardo alla rete in grado di amplificare contenuti di violenza senza argini. Bisogna stare molto vicino ai ragazzi proprio per cercare di capire e leggere a volte tra le righe, perché non è così semplice. Sicuramente un elemento fondamentale è la chiusura emotiva, cioè quando il ragazzo in qualche maniera comincia a essere un po' scontroso, facilmente irascibile, non esce di casa, ha difficoltà la mattina ad andare a scuola, non si vuole svegliare o non vuole andare, possono essere degli elementi. Nei casi più gravi ci sono anche riscontri in merito, chiamiamolo in qualche maniera, a una diminuzione dell'attenzione, dovuto a volte anche ad effetti di vamping, cioè tenere gli strumenti digitali accesi la notte per monitorare e controllare, e a volte anche il rendimento scolastico in qualche maniera può scendere. La consapevolezza è un momento propedeutico alla prevenzione, ma non è sempre facile da acquisire a causa di resistenze insite nel bambino o ragazzo, spesso bloccato da emozioni negative e dalla sfiducia nelle proprie possibilità, oltre che nei confronti degli altri. Allora, il Corecom svolge come autorità regionale delle funzioni di prevenzione e di educazione dei ragazzi al mondo del bullismo e del cyberbullismo. Lo fa nell'ambito di quelle che sono le attività proprie e delegate da parte dell'Agenzia Nazionale che è l'Agicom. Quindi, nell'ambito di questo solco, parallelamente anche al tema della media education, che è molto caro ai giovani, portiamo avanti con grande entusiasmo iniziative di questo tipo e siamo sicuri che questa sia la prima di tante iniziative attorno a temi che sempre più attanagliano purtroppo il mondo dei giovani e dei giovanissimi. Come si è aperto questo 2023? Si è aperto in linea, diciamo, con quello che accade nel territorio nazionale. Non si può dire che in Abruzzo ci siano casi superiori o maggiori di quello che poi accade, nel resto del territorio. Per cui è importante perseverare e continuare con quest'opera di sensibilizzazione nei confronti dei ragazzi. Prossimo appuntamento con l'iniziativa del Corecom è a Vasto il 19 maggio con un convegno sul tema delle fake news, del sexting e dell'impatto dei nuovi social.